Ciao amici e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi proverò insieme a voi a capire come abbiamo perso su un doppio giro su una Formula Easy su R Factor 2 41 millesimi di secondo grazie a questo Motec che ci dà la possibilità di analizzare i file, o meglio i dati telemetrici che si possono tirar fuori da praticamente tutti i simulatori. Avevo già fatto un video su come installare un plugin per automobilista, in questo caso qua sono su R Factor 2, su LimeRock e, come dicevo, su questa Formula Easy. Allora, voglio fare una premessa: io sono alle prime armi, non ho una laurea sulla gestione della telemetria e ovviamente sto debuttando appunto sull'analisi di questi dati. Quindi ragazzi, se dico qualcosa che non va o se le mie analisi non sono giuste, non esitate a lasciare un commento qui, sarà per me un piacere poter rettificare, e soprattutto è importante per la comunità che ci segue e che ha voglia di imparare insieme a me come si gestiscono questi dati. Intanto, la telemetria che cos'è? Non è nient'altro che un insieme di dati che vengono forniti ad una centralina che è installata nelle macchine, diciamo, da corsa, e tramite dei sensori questa centralina raccoglie appunto questi dati, quali per esempio la posizione dell'acceleratore, i giri del motore, la velocità e chi più ne ha chi più ne metta, perché veramente ci sono un sacco di informazioni ormai, soprattutto in Formula 1, che si possono praticamente studiare appunto con la telemetria. In questo caso io sto utilizzando Motec, che ha, diciamo, due versioni, una, diciamo, free e una professionale. In questo caso è free per me e ci basta assolutamente per fare diciamo l'analisi di quelli che sono i nostri dati per il simulatore, e ovviamente partiamo con dei dati assolutamente facili, diciamo, da capire, per appunto, come vi dicevo, capire dov'è che ho perso 41 millesimi di secondo, diciamo, che mi avrebbero permesso di pareggiare o, perché no, migliorare il mio best time su LimeRock appunto con questa Formula Easy. Allora, ci troviamo in questa schermata principale, non vi spiego come si fanno a reperire queste informazioni perché c'è già un video che ho fatto, e in questa schermata qui io ho preso praticamente i miei due miglior giri, come vedete qui nella scheda data a sinistra, e ho selezionato praticamente il lap 10, il giro 10 e il giro 14, che sono praticamente i migliori e che si differenziano appunto di 41 millesimi di secondo, se non sbaglio. Quindi, normalmente il Motec ve li dà in questi colori qua, però per distinguere bene, il rosso sarà il best time e il nero sarà quello dove mancano 41 millesimi di secondo. Nella prima, diciamo, riga, questa qui, abbiamo i giri del motore. Nella seconda abbiamo, nella parte alta, la velocità attuale. Qui sotto abbiamo la posizione in percentuale da 0 a 100 del pedale dell'acceleratore, qui l'angolo dello sterzo che non è disponibile e la forza G laterale, che questo, diciamo, è un elemento che per noi non è importante in questo momento qua. Altra cosa molto importante, sicuramente la posizione dei freni qui, d'accordo, che non l'ho messo in grafico perché, diciamo, visivamente ci basta per andare a capire poi nella situazione del circuito, cioè nella posizione in cui siamo del circuito, e molto importante le marce. Come si leggono questi dati, perché è importante prima di iniziare? Allora, abbiamo una scala qui da 0 a 240 per quanto riguarda la posizione dell'acceleratore e la velocità, dove praticamente, se io mi posiziono, praticamente i dati vengono forniti qui. Vedete ragazzi, quindi in questo momento qua preciso dell'istante del giro abbiamo il mio giro in cui si trova a 187 km/h,7 e 201,7 nell'altro giro, e la posizione dell'acceleratore, come vedete, è a 0, quindi 0 qui, 0 qui, e la velocità invece è qui indicata, se preferite, nel tachimetro. Quindi questi dati qui li ritrovate qui. Tutte queste barre qua, ragazzi, sono tutte personalizzabili. E anche i giri del motore, come vedete, 15.217 per il miglior giro e 13.808 per quello dove mancano i 41 millesimi di secondo. E le marce, ovviamente, che sono qui. Quindi in questo caso qui la marcia per il miglior giro è 4, la quarta, e per quello dove mancano i 41 millesimi di secondo, di quinta.
Un'altra cosa che si può andare a guardare prima di fare un'analisi qui è il track report. Guardate che bello, praticamente qui vi sono tutte le note con il circuito e si ha la possibilità di simulare posizione per posizione dove sono situate appunto le auto durante il giro. Io faccio play, ragazzi, vedete i due pallini che rappresentano praticamente i miei due giri confrontati, dove in pratica dove c'è il grigio, se guardiamo qui, è che la posizione dell'acceleratore è al di sotto, diciamo, del 15%. Blu è praticamente tra il 15 e l'85%, e il giallo in questo caso qua, perché lui dice verde, è quando è praticamente al 100%. Oltretutto vengono indicate dove si posizionano le curve, i giri del motore ed anche la velocità. Quindi questo per avere un quadro generale, diciamo, di che cosa sta succedendo durante il giro. Altra cosa molto importante, o che diciamo io lo reputo un'opzione, è andare a fare il confronto dei delta dei, come vi dicevo, due giri selezionati. Quindi ad esempio se prendo la curva 1, il miglior giro, che è il M, che sarebbe qua del giro 10, la velocità minima in questa curva è stata di 300,3 km/h per una velocità massima di 304,5, con un delta negativo di meno 2,3 km per la velocità minima, perché nel giro più scarso, diciamo, ero comunque più veloce in questa curva, e anche per quanto riguarda la velocità massima. Ma questo stiamo parlando di una curva, poi bisogna vedere l'evoluzione durante tutto il giro. Poi c'è anche la possibilità di vedere i lap report di tutta la prova, quindi io ho fatto 14 giri, ma questo non mi interessa in questo momento qua, e poi la section time, che fa vedere tutte le micro sezioni, diciamo, delle curve, in quanto tempo, diciamo, l'abbiamo fatto, ed eventualmente il delta dei giri selezionati. Mi pare che è abbastanza chiaro, vi spiego. Curva 1, dalla 0 a 1 land, diciamo, dall'inizio, ho messo, diciamo, un valore di 0,400 millesimi, contro nel giro, diciamo, peggiore di 397 millesimi, cioè già in questo caso qua un ritardo praticamente di 3 millesimi di secondo. Quindi già nel primo microsettore ero in ritardo rispetto, comunque nel mio giro migliore ero comunque in ritardo rispetto al mio secondo giro. Da qui si può vedere l'evoluzione comunque di quelli che sono a microsettori, dove perdo ancora 4 millesimi di secondo nella seconda curva, nella terza curva ne perdo ancora 123, per poi cominciare a guadagnarne 61 millesimi di secondo nella, diciamo, turn 2. Li ho chiamato prima seconda curva perché alla fine sono microsettori, ragazzi, eh. Se facciamo un'analisi rendiamo conto che se facciamo il delta, praticamente si guadagna il giro 14 guadagna rispetto al giro 10, che è il migliore, per poi perdere comunque in modo molto importante nella parte finale. Quindi già così riesco a capire che in questi tre settori qui, microsettori, ho recuperato tutte quelle che sono, diciamo, il tempo perso negli altri settori. E c'è uno in particolare che metto in evidenza, che è questo qua nella curva 4, in cui comunque recupero 150 millesimi di secondo. Quindi già qua riesco a strutturarmi mentalmente il fatto che dove posso andare a guardare dove che ho perso e guadagnato, e quindi l'analisi posso andare a farla. Per dire, l'esempio più clamoroso sicuramente sono questi 157 millesimi di secondo nella curva 4. Quindi allora che faccio? Io mi posiziono qui in alto, curva 4, e vado ad analizzare quello che succede in termini di velocità massima e di posizione del freno e dell'acceleratore. Posso fare play, però sarebbe troppo veloce rispetto a quello che è la velocità, anche se posso anche ridurla a 0,1, se metto play va veramente piano piano e posso vedere comunque l'evoluzione, oppure con i tasti direzionali posso andare avanti e indietro. Quindi io cosa vedo? Vedo che già in questa curva 4 la mia velocità è sicuramente superiore a quello che è il mio, diciamo, tempo dove mancano i 41 millesimi di secondo, e la posizione del mio acceleratore è sicuramente sempre o quasi sempre superiore rispetto al best time, e in questo caso qua è veramente palese, in cui praticamente ci sono il 30% per un bel po' di tempo in accelerazione. Quindi già in curva 4 so che comunque ho guadagnato questi 151 millesimi di secondo. Per farla breve, o meglio, per rendervi conto meglio, lo faccio scorrere piano piano. Allora, e analizziamo, teniamo l'occhio qui sulla velocità corrente.
o la velocità attuale. Già in entrata curva 4, e qui vi potete rendere conto qui dalla mappa qui in basso a destra, o se preferite possiamo fare così, dal track report, da qui, quindi questa è la curva 4, d'accordo, vedo che il mio acceleratore lo alzo molto, lo alzo dopo rispetto al giro in cui perdo tanto. Quindi se torno qua già vedo che il mio acceleratore in una certa posizione lo alzerò, toglierò il piede dall'acceleratore molto, molto dopo. Infatti, eccolo qua, prima dell'entrata in curva 4, guardate qui la posizione, sto per entrare in curva 4 e quindi nel giro migliore sono ancora a bomba. Nel giro in cui mi mancano quei 41 millesimi secondo, ragazzi, 41 millesimi secondo, stiamo parlando di pochissimo, eh? Già ho alzato il piede, probabilmente perché avrò impostato la mia curva in modo diverso. Si possono anche inserire dei video, però non ci sono riuscito, sono onesto con voi, ci vuole un file AVI o MPEG, ma, insomma ragazzi, per poter coordinare, in cui si vede praticamente la posizione. Purtroppo non ci sono riuscito, quindi ci dobbiamo accontentare con le mie spiegazioni. Allora, già in entrata curva, come vedete, il piede sull'acceleratore, uno è a bomba e l'altro è praticamente al 31%. La velocità, però, attenzione, in questo preciso istante è praticamente uguale, stiamo parlando di 204,1 km/h contro 205,8 del giro peggiore, d'accordo? Ma se vado avanti, guardate che succede, uno rimane a bomba e l'altro è ancora in fase praticamente di decelerazione e guardate già lo scarto in termini di velocità, stiamo parlando comunque di 4-7 km in questo momento in pochi istanti. Quindi ecco qui dove si vanno a guadagnare già i 151 millesimi di secondo. E non ho fatto la curva 4. Adesso la sto percorrendo e come vedete c'è ancora differenza di velocità. Quindi già qua ho già guadagnato quel 151 millesimi di secondo. Quindi ecco l'analisi. Poi uno potrebbe anche approfondire, andiamo avanti e vediamo in uscita curva, tenendo sempre l'occhio qui a destra per vedere che succede nell'uscita, siamo praticamente appaiati in termini di velocità finché ancora una volta guadagno qualcosina e poi vedete ancora, quindi tutto questo tempo qua che sto facendo la curva e la mia velocità è maggiore nel mio giro, nel mio best time, ovviamente mi fa guadagnare tempo. Adesso che succede? Alzo il piede e adesso reinizio ad accelerare prima, ma sicuramente succede qualcosa. Siamo a bomba, ho avuto un pelino di ritardo, quindi è qui, e quindi penso in questo settore qui, come dice qui nella curva 6, e qui possiamo andarla a vedere, curva 6, che perdo qualcosina. Infatti, perché? Perché sono entrato a bomba, sì, però ho alzato un pelino il piedino. Infatti anche nel microsettore 5-6, quindi se faccio track report 5-6, eccolo qui, ho perso qualcosina, ma siccome avevo guadagnato 151 millesimi, quel qualcosina ha un'influenza meno importante rispetto a questa perdita, 157 anzi. Quindi nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microsettori che vanno dalla curva 5 alla curva 8, ho perso un pelino, ma non così importante da avere lo svantaggio rispetto al giro, a prendere vantaggio dal giro, dal best time. E infatti poi gli do la mazzata con ancora 89 millesimi di secondo tra la curva 8 e 9. Quindi se vado sul track report 8 e 9, che è questa qui, quindi sarebbe veramente il rettifilo 8 e 9, perché vuol dire che sono sicuramente uscito meglio qui, perché qui c'è molta parzializzazione nel giro, diciamo, in ritardo. E quindi, siccome qui sono stato costante con l'acceleratore, lo vedo perché vedete i colori qui, più vanno verso il verde, cioè, se è blu ragazzi vuol dire che sto parzializzando. E quindi di conseguenza qui ho guadagnato ancora 89 millesimi di secondo, d'accordo? Inoltre se ci fate caso, nella curva che segue dopo, quindi questa qui, nella curva 9, se vado in section time, eccola qua, la 9, ho perso qualcosina. E sapete perché? Stranamente uno dice, lo staccatore, sì, se tu riesci a staccare bene sei bravo, però se guardate qui, io stacco qua nel giro praticamente dove ho ritardo, prima, e accelero dopo, quindi sicuramente qui, in questo frangente qua, con questa parzializzazione, guadagno rispetto a qui dove ho frenato più tardi. Probabilmente perché in questo frangente qua del mio best time, qui sono andato un pelino più largo e magari ho toccato l'erba o quello che è, e quindi ho perso un pochettino. Quindi
con questo che cosa voglio dire? Che qui ho guadagnato, qui ho guadagnato, qui magari ho perso un pochettino anche qui, però l'accumulo di tutto questo guadagno mi ha fatto fare comunque il best time. Ma la parte importante è questa qui. Qui è palese, ragazzi, che c'è molta parzializzazione qui, d'accordo? Che è il giro questo, cioè il peggior giro, diciamo, quello più lento, rispetto a questo qui in cui, guardate che succede. Parzializzano tutte e due, lui ancora sta parzializzando e guardate il vantaggio qui, qui si concretizzano i 41 millesimi di secondo, che qui praticamente si erano persi quei vantaggi, quel vantaggio di 151 millesimi. Quindi questo per farvi capire, ragazzi, che lo studio dei microsettori è molto importante proprio per capire come si sta guidando e quello che si è fatto e cercare di correggerlo, nel senso che, ah, in questa curva, ad esempio qui, in questa curva qua ho allungato la staccata, l'ho, diciamo, prolungata a mezza curva, però ho potuto parzializzare molto di meno e andare a guadagnare perché sono uscito più veloce. Però qui invece nella curva precedente mi sono reso conto che potevo andare più forte, infatti qua sicuramente sono uscito a bomba e ho dovuto parzializzare tantissimo, qui magari ho sacrificato l'interno e quindi di conseguenza sono uscito più veloce. Quindi alla fine la telemetria su questi, diciamo, dati molto semplici, perché stiamo parlando di velocità e di on-off dell'acceleratore, in pratica è molto semplice diciamo, da analizzare. Ora, nel dettaglio, per farvi capire nella curva 4, visto che l'abbiamo visto qui, che è molto semplice, noi possiamo anche addirittura andare a zoomare per vedere la posizione, ad esempio, dell'acceleratore in punti specifici in cui effettivamente questa curva qua, vedete, la nera, della curva 4, quindi parliamo di praticamente quasi a metà, accelero nella curva 4 rispetto al mio best time e co cosa, che cosa ottengo? Qui ci vorrebbe il supporto del video per vedere che magari sì, ho accelerato prima, però ho dovuto qui alleggerire proprio in questo punto qua che incrocia dove io riaccelero praticamente con l'altro nel giro migliore. E quindi di conseguenza sono praticamente quasi al 60% dell'acceleratore ed è qui che praticamente ho dovuto sicuramente alleggerire per fare una correzione. Infatti, come vedete, qui è molto sinusoidale, nel senso che accelero e decelero, accelero e decelero, e invece nel best time accelero e ho comunque una certa costanza che si mantiene, diciamo, nel tempo, fino praticamente a quasi l'uscita della curva 4, come vedete qui. Quindi in questo caso qua la soluzione giusta sarebbe essere più costante sull'acceleratore e fare meno giochetti. Probabilmente in questo caso qua l'ho fatto, come vi dicevo, perché ho dovuto fare delle correzioni. E qua stiamo parlando di accelerazione. Se andiamo a controllare però la velocità, vediamo se effettivamente mi dà ragione. Allora, se ritorno da qui, già accelero perché probabilmente sono molto più lento, infatti è qui e ci sono parecchi chilometri orari, sono praticamente 15, fino a che non si pareggia tutto, praticamente con questa accelerazione brusca, d'accordo? E rimane costante praticamente su tutto il lungo curva. Ma allora, se la velocità è la stessa, che cos'è che mi fa guadagnare? In questo caso qua non lo vediamo, ci vorrebbe il supporto del video e io ve lo assicuro, è una questione di percorrenza della curva. Vi spiego la posizione della macchina. Probabilmente qui io mi sono allargato, ho fatto ho fatto qualche metro in più di strada sulla curva, ho impostato sicuramente male la curva e quindi ho dovuto stringere e chiudere quello che è e quindi ho fatto più strada. Ed è qui che ho perso tanto, perché effettivamente ragazzi, se voi impostate una direzione impostate una curva in modo sbagliato, stretto, largo, stretto, quello che è, o fate più percorrenza, percorrete più strada, ovviamente ci mettete di più e quindi perdete un po' di tempo, ma questo po' di tempo su tutto il circuito può fare quei decimi di differenza. Stiamo parlando di me contro me, che ho più o meno lo stesso stile di guida, quindi probabilmente giro su giro, se faccio un errore anche di un metro, può portare a perdere questi chilometri orari. Oltretutto anche la configurazione della curva stessa, se sono un pelino troppo largo probabilmente dovrò sterzare un pelino di più e questo mi dà infatti il torque che è più accentuato della sterzata, non è la posizione, il torque è la resistenza, quindi probabilmente sto già girando un parecchio di più rispetto al mio best time e quindi di conseguenza tutti questi elementi cumulati insieme fanno sì che, beh, intanto accelero di meno e lo vedo anche da qui in questa posizione particolare. E in più devo fare più strade e do più attrito perché sto girando di più le gomme.
Io spero che questo discorso sia abbastanza chiaro per quanto riguarda l'analisi di questi dati della telemetria, ma renderlo più semplice non saprei come fare. E potrei anche dirvi, vabbè, guardiamo anche le marce in quanto siamo, ma siccome in questo giro qua è praticamente tutto costante, probabilmente cambierà solo una frazione di secondo il cambio tra una marcia e un'altra, che è molto importante anche per la ricerca della trazione, ma su una Formula Easy, ve lo assicuro, una frazione di secondo è veramente molto importante. Posso dirvi, ragazzi, che già con questi elementi qua potete andare già a cercare dove che avete sbagliato e cosa vi conviene fare di più rispetto ai giri precedenti e al vostro best time. Infatti io qui, ragazzi, ho preso soltanto a due giri, ma posso selezionarli tutti e andare a vedere, in questo giro qua ho fatto così, ho fatto colà, è meglio prenderla larga e accelerare dopo, oppure anticipare la frenata, insomma, e in questo senso qua vi deve aiutare. Poi per andare a vedere altre tipologie di dati, ad analizzarle, ci vuole la laurea, ragazzi, perché sono degli ingegneri che lo fanno, però per quanto ci riguarda a noi appassionati, penso che già questo è un buon punto di partenza. Io cercherò comunque di andare a spulciare un attimino ancora di più questi dati telemetrici, perché no, continuare a fare dei video così. Quindi io vi rinnovo l'invito a lasciare dei commenti qui sotto per dirmi cosa ne pensate, magari correggere le mie analisi o darmi dei suggerimenti, che sono sempre ben accetti. Io, come al solito, se il video vi è piaciuto, vi chiedo un like, un pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, e noi ci vediamo prestissimo, venerdì prossimo nello specifico per la prima gara test ufficiale del campionato DTM Reballi in Catania su Raceroom, quindi venerdì alle 21. Ci sarà una piccola novità soprattutto per quanto riguarda le qualifiche, lo scoprirete venerdì prossimo. E come al solito, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!